Ciao ragazzi ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video, uno degli ultimi per quest'estate nel mio canale, perché come ben sapete qualche video fa vi ho fatto un pippone grosso così in cui vi annunciavo che avrei preso una pausa ad agosto e sarei tornato poi in piena attività a settembre, a parte le ultime puntate di Temptation Island, perché come ben sapete finisce appunto ad agosto. Il video di oggi lo avete scelto voi perché io sul mio profilo Instagram, in cui vi invito ovviamente come sempre ad andarmi a seguire, perché vedete poi ci sono i vari sondaggi e poi quest'estate vi servirà per rimanere in contatto con me, dato che qua su YouTube non ci sarò più per un po'. Quindi se vi mancherà il trash andatemi a seguire. Comunque stavo dicendo, sul mio profilo Instagram vi ho fatto un sondaggio per sapere quale video avreste voluto vedere e ha vinto appunto il video in cui vi spiegavo la situazione di Demi Lovato. Quindi oggi è un video serio in cui vi racconterò che cosa è successo a Demi Lovato in questi giorni, perché le persone mi continuano a mandare messaggi in direct dicendomi: io un ciò capitugaz, cosa è successo? Ma cosa è fatta? È morta? È viva? Si droga? Beve? Cosa fa? E allora ho preso tutte le informazioni fino a questo momento in cui giro il video, quindi se escono dopo, pace, ve le metterò nei commenti o nelle storie di Instagram appunto, così potete andarmi a seguire. Ma fino ad ora la situazione è questa. Allora, andiamo per gradi. Il 24 luglio, la sera del 24 luglio, TMZ, come si dice in inglese la Z? TMZ, riporta la notizia in anteprima che Demi Lovato è stata portata in fretta e furia all'ospedale di Los Angeles, e qui si scatena il finimondo. Io me lo ricordo come se fosse ieri, vabbè, sono passati pochi giorni. Ero a cena a casa di una mia amica, mi arriva il messaggio di un mio amico e mi dice: Cristiano, hai visto cosa è successo a Demi Lovato? E io: cosa è successo a Demi Lovato? Allora sono andato subito su Twitter, perché per le notizie io uso Twitter, perché Twitter è molto più immediato e se succede qualcosa è subito trending topic. E ho visto Pray for Demi e ho detto: no, cos'è successo? Allora mi sono andato ad indagare un po', a leggere le varie notizie, anche se erano in inglese, e avevo capito che praticamente Demi Lovato era in fin di vita perché aveva avuto un'overdose da eroina. E lì il mio cuore è andato in pezzi. Non solo perché l'ho appena vista al concerto a Bologna, non solo perché è una delle mie cantanti preferite, non solo perché praticamente l'ho cresciuta perché la seguo dall'inizio, ma perché ci sono rimasto male. Perché ho detto: com'è possibile? Qualche settimana fa è uscita la canzone Sober, in cui appunto chiedeva scusa a tutti perché lei ha avuto anche dei problemi di abuso di alcol. E ho detto: voi vedete che questa canzone in realtà era un grido d'aiuto, perché era tornata nell'oblio di queste cose bruttissime? E così è stato. Fatto sta, avevo una paura, sono stato tutta la notte lì su Twitter ad aggiornare le notizie, perché avevo una paura incredibile che morisse. E ho detto: no, se muore cosa fa? Cioè, me la sono sentita come se fosse stata una mia amica a sentirsi male, ad essere in fin di vita, perché non lo so spiegare, è una cosa strana, perché alla fine lei non mi conosce, io non la conosco, però siccome sono cresciuto praticamente con lei e con le sue canzoni, e moltissime sue canzoni fanno parte di un periodo mio della mia vita, nel senso, per esempio Stone Cold è una canzone che ha fatto parte del periodo della mia vita quando stavo con una storia brutta, e Skyscraper ha fatto parte del periodo della mia vita quando ho subito bullismo e quindi mi ha dato la forza per ritornare e lottare, Warrior per esempio, insomma ce ne sono tantissime, e quindi me la sono sentita proprio dentro e ho detto: no, ero veramente impaurito e preoccupato. Fatto sta che dopo questa prima notizia dell'overdose di eroina si iniziano a sapere dei particolari un po' più dettagliati. Per esempio che
i paramedici che sono stati chiamati e sono andati a prelevare Demi Lovato praticamente priva di sensi nella sua villa a Hollywood, e si dice che i paramedici hanno usato appunto il Narcan, che dovrebbe essere un trattamento di emergenza in caso di overdose, no? Cioè l'ultima spiaggia per cercare di far vivere appunto la vittima. E in questa casa con lei c'erano due suoi amici molto allarmati. Poi, dopo nemmeno 20 minuti, è uscita una nuova notizia. E questa notizia mi ha lasciato un po' sconvolto, perché questa notizia nuova diceva che i due amici che erano in casa con lei le hanno salvato la vita, e quindi ringraziamo questi amici, ma le hanno salvato la vita perché sarebbe stato uno di questi due amici a somministrarle il Narcan, perché lo aveva a portata di mano, perché erano già pronti a questa evenienza. Questa è la spiegazione, perché loro sapevano che poteva succedere una cosa del genere, perché lei aveva iniziato ad usare delle sostanze stupefacenti. Allora io lì all'inizio ho detto: oh, meno male che almeno avevano questo coso, che io non so cosa sia, scusate l'ignoranza, però non sono esperto di droghe, ragazzi, meno male. E ho detto: meno male che aveva questo coso e le ha salvato la vita. Poi ci ho pensato, ho riletto la notizia e ho detto: ma questi amici, invece di portarsi dietro il Narcan perché sapevano che poteva succedere, ma o le potevano togliere tutta la merda che ci aveva? Invece di farla bucare, di farla sniffare o di farla bere, quello che era? Cioè, se gli amici sapevano che lei era ritornata in questo vortice, perché non hanno, avvertito i familiari, o magari presa di peso e messa dentro una clinica? Invece no, invece di... sono andati a festeggiare con lei nella sua villina, magari l'hanno portato anche la droga, però ci portiamo anche il Narcan, perché non si sa mai. Cioè, è quello che mi sconvolge. Fatto sta che il giorno dopo, quindi siamo durante la notte, no? Verso le 4, 5, quindi siamo già il 27 luglio, arriva il primo comunicato della famiglia in cui dice che comunque Demi Lovato non è in fin di vita, stava bene, si stava riprendendo. Ok, e lì ho tirato un sospiro di sollievo, ho fatto: meno male, posso andare a letto. Il giorno dopo mi sveglio e arriva un altro comunicato stampa della famiglia in cui dice: ok, Demi adesso sta bene, e chiediamo un po' di privacy, ovviamente. Ringrazia Demi Lovato tutti voi per l'affetto, per le preghiere, per la comprensione e per il sostegno ricevuto in queste ore. Fatto sta che chiediamo un po' di respiro e di non dare delle notizie sbagliate in giro. Queste notizie sbagliate in giro si dice che erano riferite all'overdose di eroina, perché subito dopo questo comunicato, sempre TMZ ha pubblicato una nuova notizia in cui diceva che molto probabilmente la droga che aveva in circolo Demi non era eroina. Però fatto sta che io tuttora non so di cosa si sia fatta lei. Fatto sta che tutte le star del mondo hanno iniziato a twittare, a pregare, l'hashtag ha avuto tipo 1 milione di contatti in pochissime ore, e so che Christina Aguilera, che tra l'altro ha fatto una canzone con lei, Fall in Line, bellissima, l'adoro, e Miley Cyrus, che so che non erano in buoni contatti loro, però brava Miley, sono andati a trovarla in ospedale. Questa è tipo un gossip che vi volevo dare. Adesso, le ultime notizie sono queste. È uscito fuori che amici vicino a lei, alla cantante, che io vi ripeto, questi amici vicini, sparloni, non sono amici, però vabbè, dicono che comunque era una cosa che ci si poteva aspettare da un momento all'altro da lei, perché era già da prima del rilascio della canzone Sober che lei aveva riniziato a usare sostanze. Non è stata una sorpresa, ed era un periodo che in queste ultime settimane era veramente in pericolo e tutti erano preoccupati per lei. Allora, ok queste notizie, ok che comunque non è che possiamo fare tanto, però se sapete
che era veramente in pericolo, tanto da andare a giro con il farmaco per salvarle la vita. Sapete che ormai è tipo un mese e mezzo che è uscita la canzone, quindi è un mese e mezzo che lei è ricascata in questo vortice. Ma cosa andate a fare alla festa? E se la vedete magari che si buca, perché ci state? Levate, mo, picchiatela, fate qualcosa, legatela, però dai, qualcosa si fa. Fatto sta che adesso Demi Lovato, tra poco, quando si rimetterà, andrà in una clinica per disintossicarsi, e io le auguro veramente questa volta di vincere la battaglia contro le droghe, perché non è la prima volta che lei ha questi abusi. Per esempio, ha avuto abuso di alcol, ne ha parlato nel suo documentario, e ha avuto dei problemi nell'accettazione del proprio corpo, ne ha parlato molto nelle sue canzoni, e adesso con questa droga io spero che comunque, come sempre, Demi, stay strong, perché sono le tue parole, ce l'hai anche tatuate nei polsi. Stay strong, stay strong. E mi raccomando, torna più in forma di prima. Adesso, che fine farà il tour che stava continuando ad andare comunque? Molte date sono state annullate. Io penso che venga annullato tutto. E l'album a cui stava lavorando, dato che qualche giorno fa era uscita la notizia che stava lavorando, stava preparando, stava finendo il nuovo album, ovviamente è tutto rimasto in sospeso fino a quando Demi non si disintossicherà e non tornerà più forte di prima. E noi, Lovatix, saremo qui ovviamente ad aspettarla, ma questa volta Demi lavora seriamente, stai dentro quella clinica quanto vuoi, stacci un mese, tre mesi, sei mesi, però ne devi uscire pulita, mi raccomando, non mi far prendere più uno spavento del genere. E io parlo con lei come se lei dovesse guardare questo video, e anche se dovesse guardare questo video non capirebbe un cazzo perché non è italiana. Però vabbè, insomma, avete capito, è una cosa che mi stava molto a cuore. E insomma, queste sono le notizie che sono uscite fino adesso. Fatemi sapere voi qua sotto tramite commento se avete qualche nuova notizia, qualche nuovo aggiornamento e tutto quello che volete. Come sempre, seguitemi su Instagram e mi raccomando, mettete like a questo video e iscrivetevi al mio canale, perché con i like, boh, questo video girerà di più e quindi lo vedranno in molte persone, e così smetteranno di parlare e dire cose senza senso, perché ho letto certe cose che vabbè, lasciamo perdere. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!